Giornalista senese a picco incendio, arrestata. Bambino di 3 anni cade a terra dalla bici dei genitori. È grave. È palio. È stato presentato il drappellone per il palio del 16 agosto, realizzato dall'artista angloamericana di origini balinesi, Sinta Tantra. Movimento 5 Stelle contro il palio perché mancante dei requisiti di legge sulla sicurezza dei cavalli. L'esponente senese Pinassi si dissocia. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca. Donna piromane arrestata. La donna è una giornalista senese di Sovicille, classe 1959. Alle 20 di ieri sera è giunta una telefonata al 112 dei carabinieri di Poggibonsi, con la quale sono stati informati che nei pressi della località Montarrenti, nel comune di Chiusino, era stato notato un incendio boschivo. Dopo la segnalazione da parte del sindaco di Chiusino, Luciana Bartaletti, immediato è stato l'intervento delle squadre antincendio, dei vigili del fuoco e dell'associazione volontari La Racchetta di Sovicille e anche dei militari della stazione dei carabinieri di Chiusino, che hanno raggiunto tempestivamente i luoghi interessati dall'incendio. I militari hanno subito notato però una donna allontanarsi da uno dei luoghi interessati dall'incendio. Immediatamente fermata, è stata trovata in possesso di un semplice comune accendino. Con grande sorpresa da parte dei carabinieri, in quanto questo tipo di reato è compiuto quasi esclusivamente da uomini, la stessa non era in grado di giustificare la sua presenza in quel luogo e dopo alcune domande ha ammesso di essere stata lei a appiccare il fuoco in entrambi i punti. La donna è stata immediatamente trasferita presso la stazione dei carabinieri di Chiusino, dove è stata tratta in arresto. E ancora cronaca. È caduto dalla bicicletta dei genitori finendo a terra e sbattendo violentemente la testa. Un bambino di 3 anni e mezzo, originario di Colle Valdelsa, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Maier con l'elisoccorso Pegaso dopo un incidente avvenuto a Follonica. E ora cambiamo argomento. È palio. È stato presentato il drappellone per il palio del 16 agosto realizzato dall'artista angloamericana Sinta Tantra. Ma sentiamo il servizio. I colori tenui, le figure appena tratteggiate, gli spazi vuoti lasciano perplesse senesi nel momento in cui il drappellone di Sinta Tantra viene svelato. Applausi tiepidi ed anche qualche fischio, ma soprattutto sorpresa per una interpretazione del drappellone completamente al di fuori degli schemi. Sinta Tantra, la pittrice di murales famosa in tutto il mondo, ha interpretato a suo modo la dedica a Dupré e la sua modernità al primo impatto ha spiazzato i contradaioli. Una sintesi creativa di tradizione e modernità è la definizione di questo palio dato dalla storica dell'arte Margherita Anselmi Zondadari, che ha presentato all'opera della pittrice balinese. Ma sentiamo le parole di Sinta Tantra al termine della cerimonia. È stata incredibilmente generosa nei miei confronti, offrendomi il suo tempo, la sua competenza storica e la sua passione. Al team del palio, Senio, Michela, Rita e Laura, grazie per essere stati così pazienti con me. Siete tutti da lodare per il duro lavoro che fate dietro le quinte, non solo in questo periodo, ma durante tutto l'anno. Infine, vorrei ringraziare la gente di Siena, tutte le contrade che ho visitato, tutti i cittadini che ho conosciuto, e cui ho stretto la mano, con cui ho parlato e a cui ho sorriso per la strada. Grazie per farmi sentire davvero benvenuta qui. Da voi ho imparato che il palio è molto più di una corsa di cavalli, è un modo di vivere e amare la comunità. Sì, molto contenta. Come puoi descrivere quello che hai visto, anche in inglese? It's been a very exciting moment and amazing energy in the room. Ti immaginavi gli applausi? Sì, no, I didn't imagine the applause. It was just when I was sitting there, it was just so noisy. I couldn't hear anything because it was just clapping. Il tuo palio è molto quando delicato. Quando ero seduta non riuscivo a sentire te niente. Te disegni sempre così o usi anche colori forti? Rosso, non c'è. Sì, I wanted to use quite bright colors, but also delicate, so quite strong, but some like very much like me, like feminine as well as masculine.
ma scopriamo la storia dell'artista Sinta Tantra nel servizio. È stato presentato il drappellone per il Palio del 16 agosto, realizzato dall'artista anglo-americana di origini balinesi, Sinta Tantra. Fra applausi e fischi, eppure lei è un'artista internazionale di fama mondiale. Molto apprezzata per i suoi murales e le installazioni site specific in ambito pubblico, gli interventi audaci di Tantra consistono in un uso astratto del colore che si avvolge attorno agli ambienti architettonici, trasformandoli nel processo. Le opere risultano degli ibridi di pop e formalismo, un bricolage di colore e ritmo, una ricerca estetica ed identità. Tantra sfida l'idea comune di geografia giocando sul concetto di globalizzazione e localismo. Questa è la descrizione delle sue opere da parte di Edoardo Serci. In questi lavori sono presenti diverse tematiche come l'oscillazione tra lo spazio pittorico e quello fisico, l'inversione dell'ordine delle cose e il mondo in cui ci immergiamo in quanti corpi, nella superficie e nella struttura. Tantra realizza opere che celebrano lo spettacolo mettendo in discussione il ruolo decorativo, funzionale e sociale dell'arte. Le modalità compositive sono radicate nel formalismo, il colore è un aspetto integrante del suo lavoro e i confini geometrici sono definiti e altezze illusorie chiudono a scatto uno spazio come se si camminasse intorno all'opera. Tra i lavori su commissione si segnalano il Newnham College Cambridge University nel 2016, il Songdon Corea del Sud nel 2015, The Royal British Society of Sculpture nel 2013 e Liverpool Biennial nel 2012. Tra le opere più notevoli di Tantra vi è una commissione monumentale permanente nel cuore del quartiere finanziario di Londra, Canary Wharf, completato in occasione delle Olimpiadi del 2012. Anche il ponte dipinto lungo 300 metri si estende sulle acque del Docklands di Londra. Alcuni suoi lavori sono presenti nella collezione del governo del Regno Unito e in collezioni private internazionali. Con l'estro e lo slancio innovativo di Sinta Tantra, il Palio dell'Assunta renderà un tributo alla carriera e al genio di Giovanni Dupré, il quale nel corso dell'Ottocento, a partire dall'opera in marmo La Belle Morente, acquistata dallo zar di Russia e oggi esposta all'Ermitage di San Pietroburgo, si impose come uno dei maestri scultori più apprezzati al mondo. Il riconoscimento di Sinta nei confronti del suo figlio artista è ben espresso nella targa posta sulla facciata della sua casa natale, questa umile casa ove nacque Giovanni Dupré, onore dell'arte d'Italia, rammenti a figli del popolo a che riesca la potenza del genio e della volontà. A presentare il drappellone dell'artista anglo-americana Sinta Tantra è stata Margherita Anselmi Zondadari, sentiamola. Allora è stato, diciamo, molto bello perché Sinta, che non sapeva nulla del Palio, si è avvicinata a questa nostra festa con un entusiasmo e una partecipazione incredibile che per un pittore straniero non è facile, lo riconosco, e lei è stata veramente brava. Tecnica per forza, perché lei è un'artista contemporanea che lavora molto, vi siete documentati credo, però emozionale lo stesso perché lei è molto, molto sensibile. Sì, è stata a Siena lungo questo inverno almeno 4-5 volte e per documentarsi sulle contrade, sul palio e sui drappelloni. Ufficiale la lista dei cavalli che vedremo per le prove di notte. Sono 65 in tutto i cavalli ammessi e 11 invece quelli che vanno direttamente alla tratta, ma sentiamo il servizio. 65 cavalli alle prove regolamentate, 11 ammessi direttamente alla tratta, sono questi i primi numeri al termine delle previsite. L'unico cavallo conosciuto uscito di scena ad opera dei veterinari è Smeraldo Nulese, il cavallo avuto in sorta a luglio dalla civetta. Come già annunciato, non c'è Osama Bin, leggermente infortunato al tondino proprio durante le previsite. Ammessi alle prove di notte ci sono invece il rientrante Ocolè, il bellissimo Oppio che non potrà essere alla tratta per non aver completato il circuito primaverile ed anche Tornasol. Tra gli ammessi direttamente alla tratta c'è l'oggetto del desiderio di tutti i contradaioli, preziosa Penelope, che però potrebbe essere sacrificata dai capitani in nome della strategia del livellamento medio-basso. Appuntamento quindi all'alba di domani con i primi cavalli sul tufo alle ore 6. Movimento 5 Stelle prende posizione ancora una volta sul palio. Paolo Bernini, parlamentare del Movimento 5 Stelle, si rivolge al primo cittadino Bruno Valentini, al prefetto, all'ASL, ai carabinieri, alla Procura della Repubblica, al Ministero delle Politiche Agricole, alla Federazione Sport Equestri, chiedendo di sospendere il prossimo palio perché mancante dei requisiti di legge sulla sicurezza dei cavalli. Immediata risposta da parte del primo cittadino Bruno Valentini,
che sul proprio profilo Facebook risponde: Bernini attacca il famoso Palio di Siena perché tenta di conquistare un po' di notorietà che evidentemente non è riuscito ad acquisire con la sua attività da parlamentare. Queste le sue parole: non è il primo e purtroppo non sarà l'ultimo a cercare di uscire dall'anonimato, cercando di cavalcare l'amore degli italiani per gli animali e i cavalli, in particolare speculando sulla disinformazione, distorcendo il lavoro serio ed incessante dei senesi per tutelare i cavalli impegnati nel palio prima, durante e dopo i 4 giorni della nostra festa. Queste le 2 parole da parte del primo cittadino in risposta all'attacco del Movimento 5 Stelle rivolto ancora una volta al palio. Sentiamo le parole dell'esponente senese Michele Pinassi. Beh, innanzitutto è opportuno precisare che la posizione espressa dall'onorevole Paolo Bernini non è la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle, ma è stata una sua iniziativa personale. Questo ce ne siamo sincerati nella giornata di oggi, quando abbiamo preso immediatamente contatto con alcuni dei nostri referenti sia in Parlamento sia in Regione. Quindi bisogna il tutto ricondurlo sotto questo ambito. Del resto l'onorevole Bernini è un deputato particolarmente vicino a posizioni animaliste che certe volte sfociano anche in azioni un po' sopra le righe che, come è avvenuto in questo caso, ci mettono in serio imbarazzo. Ci mettono in serio imbarazzo innanzitutto perché prima come senesi e solo dopo come esponenti del Movimento 5 Stelle l'amore per la nostra città prescinde da tutto quello che è il contesto politico. Quindi per noi la tutela della città di Siena e delle sue peculiarità passa avanti a qualsiasi cosa. Quindi assolutamente ci dissociamo con forza da questa sua iniziativa, che sottolineo è un'iniziativa personale, di diffida nei confronti delle autorità sulla carriera di agosto. Ci dissociamo e non la condividiamo non solo perché oggettivamente non ravvediamo alcun motivo per cui non debba essere corso il palio del 16 agosto, ma soprattutto perché l'onorevole Paolo Bernini anche questa volta, come abbiamo già sottolineato e abbiamo già indicato in maniera piuttosto chiara e concisa le altre 2 volte, all'incirca un mese fa e nel 2015, ripeto, l'onorevole Paolo Bernini si è dimenticato di un aspetto fondamentale del Movimento 5 Stelle, che è la condivisione di qualsiasi azione o iniziativa con la base. C'è un principio di sussidiarietà che parte dalle espressioni locali del Movimento e arriva su attraverso i cosiddetti portavoce fino alle aule parlamentari e europee. Tutta questa azione di condivisione o di anche solamente coinvolgimento l'onorevole Bernini non l'ha fatta, non ci ha mai contattato, non ci ha mai risposto. Più volte lo abbiamo sollecitato, lo abbiamo invitato a contattarci prima di fare qualsiasi iniziativa su quella che è la nostra festa, anche solamente per una sua informazione, per sapere realmente cosa avviene, come vengono tutelati gli animali, come viene svolta la carriera, quali sono le procedure, cos'è il protocollo equino, cos'è il regolamento pagliesco. C'è tutta una serie di aspetti che abbiamo il forte sospetto all'onorevole Bernini sfuggono. Noi ci siamo offerti ovviamente di essere disponibili a chiarire tutte queste sfaccettature, invito che però l'onorevole Paolo Bernini non ha colto, e oggi leggiamo, e lo dobbiamo leggere dal profilo Facebook del sindaco Valentini, e questo ci imbarazza non poco, che l'onorevole Bernini di sua iniziativa ha scritto una PEC di diffida. Ecco, questo è un comportamento che noi lo sottolineiamo ancora una volta, riteniamo inaccettabile, non lo condividiamo minimamente, ci allontaniamo con forza dalle sue decisioni e lo invitiamo ancora una volta a condividere e a programmare tutto il suo operato che dovesse coinvolgere la città di Siena con i portavoce locali e con il gruppo locale, che sicuramente meglio di tanti altri sapranno spiegargli quali sono le peculiarità e le caratteristiche della nostra festa. Per una città più sicura nasce la sala operativa della videosorveglianza. Sentiamo le interviste.
È un progetto nuovo e credo che si apra un capitolo nuovo per la storia della città, che deve essere sempre più sicura e i cui cittadini, turisti, lavoratori devono avere sempre più la percezione di sicurezza. Telecamere c'erano già nelle scale mobili e in altri luoghi di Siena Parcheggi, ora sono anche nel centro storico e in alcuni luoghi di periferia man mano implementati, quindi il tema di fondo è un capitolo nuovo per la sicurezza della città. Già in 19 casi c'è stata la richiesta da parte delle forze dell'ordine e della magistratura di acquisire le immagini registrate per perseguire reati commessi. Sì, ormai già da qualche mese è partito, annunciato ed è operativo tutto questo sistema di sorveglianza. Nella prima fase è già quasi completato, siamo a 65 telecamere su 78, e che a breve insomma completeremo con l'azienda Terre Cablate, che si è occupata dal punto di vista operativo di tutto questo aspetto. Ma cosa molto importante è che l'amministrazione sta andando avanti anche sulla seconda fase, ha già trovato i finanziamenti, già individuato una trentina, 35 aree di ripresa ulteriori. Verrà fatto ovviamente anche un confronto con le altre forze di polizia, perché ovviamente anche la questura, i carabinieri devono, di concerto con la polizia municipale, con l'amministrazione tutta, devono concordare tutti questi aspetti. I casi fino ad oggi analizzati, perché richiesti da noi stessi o da altre forze di polizia su accadimenti di tipo amministrativo o con risvolti amministrativi o penali, sono 19. A testimonianza del fatto appunto che comunque, oltre alla deterrenza che è importante, c'è anche l'aspetto proprio reale e materiale dimostrato da questi numeri, della necessità di avere un supporto tecnologico con delle immagini per arrivare con maggiore chiarezza e anche con maggiore velocità alla conclusione di indagini. Non possiamo videosorvegliare ogni angolo, ogni via, però cerchiamo di creare una rete per cui l'atto criminoso, anche delittuoso, se si è perpetrato con veicoli ma anche a piedi, possa essere racchiuso in una cerchia tale per cui in un modo o in un altro possa essere individuato. Ora Banca MPS Stato entra in MPS, capitale sociale a 15,7 miliardi il servizio. Stato entra in MPS, capitale sociale a 15,7 miliardi suddiviso in 1,14 miliardi di azioni e il Ministero dell'Economia è l'azionista di maggioranza. E questo spiega una nota l'esito della ricapitalizzazione precauzionale della banca senese. Il Ministero dell'Economia, per effetto dell'aumento da 3,85 miliardi a suo carico, diventa così titolare di 593,87 milioni di azioni, pari al 53,5% del capitale. Alla fine della complessa operazione che interessa MPS e che si chiuderà in autunno, dopo il Tesoro, il secondo azionista sarà Generali, con una quota compresa tra il 4,1% e il 4,3%, seguito da AXA 3,1%. Infine, la banca senese fa anche sapere che sono state integralmente sottoscritte le azioni destinate agli obbligazioni subordinate coinvolti nel burden sharing. Oggi è in programma il CDA della banca senese, chiamata ad approvare i conti del primo semestre. E ora cambiamo argomento. Siena e la contrada della Torre piangono Giuliano Bellandi, vicario della vittoria del 2005, ma soprattutto torraiolo appassionato e sempre presente. Giuliano si è sentito male la scorsa notte intorno alle 3, la compagna ha chiamato subito i soccorsi, ma non è stato possibile fare nulla per rianimarlo. Sulla salma sarà effettuata un'autopsia per capire le cause della morte, perché fino a un attimo prima Giuliano non aveva mostrato neppure un piccolo malessere. 61 anni, padre di Clelia, Giulia e Francesco, nonno innamorato dei nipotini che accudiva spesso e personalmente. Giuliano era soprattutto uno di quei contradaioli che vengono subito in mente quando si pensa alla sua contrada, la Torre. Il ricordo anche da parte del priore Pierluigi Millozzi: sono ancora sconvolto dalla notizia, afferma,
con Giuliano eravamo molto legati nonostante i nostri caratteri così diversi, eravamo vicari insieme nel 2005, è stato mio vicario generale, ruolo che aveva anche ricoperto in anni precedenti, è stato presidente dei piccoli ed anche Mangino, ma soprattutto Giuliano era un amico che c'era sempre con tanto amore per la sua contrada. Giuliano lascia anche i suoi fratelli Andrea e Lucia. La salma è stata portata oggi nell'oratorio della Contrada e i funerali saranno domani alle 10 nella chiesa della Contrada. E passiamo adesso alla nostra pagina sportiva. La Robur supera la Collisiona grazie ad una doppietta di Campagnacci. Buon primo tempo con Crisanto che para un calcio di rigore. Adesso però per la Robur è tempo di pensare già alla seconda giornata della Coppa Italia a Prato. Al termine dell'amichevole con la Collisiona, le parole del mister Michele Mignani. Sentiamo. Ma è andata benino nel primo tempo, dove secondo me abbiamo fatto sviluppato gioco, abbiamo creato occasioni, e siamo stati ingenui in occasione del rigore concesso e in un paio di ripartenze che dobbiamo migliorare per non concedere all'avversario di prenderci tagliando fuori un paio di reparti. Poi per il resto il primo tempo è andato abbastanza bene, il secondo tempo è stato un pochino più confusionario, ma è normale quando ci sono tanti cambi. La Collegiana è una squadra che ha messo in campo tanta volontà, tanta voglia di farsi vedere, per cui alla fine sono contento che abbiamo fatto un altro allenamento che ci ha servito e basta, adesso lavoriamo e prepariamo la partita di domenica. Parlando del primo tempo ho visto tante cose fatte bene, molto vicine a quella che è la mia richiesta, molto vicino a quella che è l'espressione che io voglio in campo. C'è da migliorare tante cose, sono consapevole che se in campionato concediamo alcune situazioni di cui abbiamo concesso questa sera rischiamo di farci del male, però quello che più mi mette serenità è la predisposizione che i ragazzi mettono in ogni allenamento per cercare di fare quello che io gli chiedo. Questa è la cosa che mi mette serenità. Non è che io sia un amante del bel gioco, sia un virtuoso in questo senso, è che ritengo che sia più facile vincere le partite giocando a calcio piuttosto che vincere buttando la palla in avanti. Poi qual è la legge, qual è la regola? Nessuno può dirlo, questa è una mia convinzione e finché avrò questa convinzione lavorerò per questo. Prima di parlare dell'impegno di domenica, cos'altro si aspetta dal mercato? Una squadra che comunque è già per larga parte completa, forse un paio di ritocchi in quali ruoli? Ma io non mi aspetto niente, nel senso che mi confronto quotidianamente con la società e questo lo sapete perché l'abbiamo detto al primo giorno. So che la società ha già fatto dei sacrifici economici, io lavoro con i giocatori che ho, per me questi sono i giocatori migliori che posso avere. Queste partite, la partita di Coppa Italia e le altre amichevoli ci sono servite, ci servono per fare delle valutazioni sui giocatori che abbiamo. Quando il mercato sarà chiuso tireremo le somme, quella sarà la squadra, quelli saranno i giocatori che saranno a mia disposizione, per me andranno benissimo e poi da lì si potrà capire di più su quelli che possono essere i nostri obiettivi e su quello che può essere la nostra classifica o la nostra possibilità di fare classifica. L'impegno con il Prato appunto domenica, ultima gara di Coppa Italia di Lega Pro, vincere per passare il turno in attesa poi di vedere cosa faranno appunto Prato e Gavorra. Ma il pensiero è sempre quello, cioè, ma a prescindere, il pensiero stasera è provare a vincere la partita facendo le cose che avevamo provato in allenamento, il pensiero di andare domenica a giocare a Prato e vincere la partita. Bisogna sempre tenere conto che di fronte c'è un avversario che probabilmente avrà lo stesso spirito e poi vediamo chi avrà più voglia e chi avrà più fame e chi sarà stato messo meglio in campo per vincere la partita. E adesso Menzana ha arrestato Ibanks, a Menzana pronta a tutelarsi, in riferimento alla notizia riportata da media americani e ripresa anche da testate giornalistiche, si legge nel comunicato diffuso dalla Menzana relativa al presunto arresto del giocatore Devin Ibanks. Soundreef Menzana, nel dichiararsi non a conoscenza dell'accaduto e completamente estranea a presunti fatti, sta provvedendo a prendere contatti con l'atleta e con i suoi procuratori, si legge, per aver quadro più definitivo della vicenda. E prosegue ancora Soundreef Menzana: qualora le notizie riportate da fonti statunitensi, corrispondessero alla realtà, Soundreef si riserva la possibilità di adire le vie legali per tutelare la propria immagine.
Sarà questa la nostra ultima notizia. Un saluto dalla redazione di Radio Senna TV e un buon proseguimento di visione.